Buonasera, eccoci Leonesse, benvenute. Benvenute Leonesse. Allora, oggi è sabato, quindi siamo già al penultimo giorno. Penultimo giorno di diretta, perché poi sabato, domenica e lunedì torniamo in diretta su Scelgo Me. Benvenute, eh? Vi aspetto, benvenute. Quindi è già sabato, la settimana sta già finendo, quindi penultima diretta della settimana, poi si ricomincia. Qui sulla pagina si ritorna il martedì, ma le Leonesse invece iniziano la settimana il lunedì con la diretta, quella tecnica sul gruppo privato Scelgo Me. Leonesse, vado a farvi vedere il bagno. Il bagno è cambiato, l'abbiamo finalmente organizzato, vedo di farvelo vedere. Allora, come state? Come va il riordino? Avete bisogno di una bella ricaricata lunedì? Fatemi sapere. Che lunedì dobbiamo ricaricarci, per la settimana. Non è casuale lunedì. Lunedì quando faccio diretta con le Leonesse è perché lunedì bisogna ripartire, bisogna ricominciare la settimana al meglio. Perché poi si arriva il sabato e la domenica che ci si affloscia e lunedì bisogna ricominciare a ricaricarsi per il riordino settimanale. Ok. Eccomi, torno in modalità. Allora, benvenute, ciao a tutte, come state? Ciao, ciao Alessandra. Faccio un salutino, sono a cena prima di... Oh! Allora, auguri, Auguri Alessandra, è bellissimo perché quando adesso mentre vi connettete poi partiamo con la diretta con le Leonesse, quando tipo qualcuno festeggia qualcosa, tutto, quando dicono che è il compleanno, festa, matrimonio, 10.000 auguri. Auguri. Ciao Simona, grazie. Allora, questa diretta tocca diciamo una tematica un po' delicata perché è importante fare chiarezza su questo aspetto. Ciao Katia. È importante fare aspetto su questo, sì, fare chiarezza su questo aspetto perché non bisogna concepire il fare ordine come appunto un dover rinunciare, un dover perdere, un dover eliminare ciò che sono ad esempio i tuoi ricordi. Perché? Perché alcuni esempi mi dicono, ma io non voglio buttare le cose che mi piacciono. Altri invece dicono, ma perché devo eliminare i miei ricordi, il mio passato? Perché questo accade? Perché non se lo inventano loro, ma qualcuno le avrà detto, hanno percepito questo da qualcosa, da qualcuno che ne parla o fa vedere magari la sua storia di vita ordinato dove praticamente non c'è traccia del passato, che è abbastanza sbagliato. E quindi bisogna un attimo fare chiarezza su questo aspetto. Non c'è neanche una leonessa che non capisca questo concetto. Non esiste. Faccio chiarezza subito con tutte. Ma le leonesse sanno, le leonesse sono le donne del mio percorso Scelgo Me. Ok? Per chi non lo conoscesse, ma ormai se solo avete seguito almeno una diretta, Scelgo Me dovreste conoscerlo e la parola leonessa dovrebbe praticamente ormai esservi ormai la parola di routine. Quindi, per chi è nuova, comunque può scoprire e conoscere un po' quello che io tratto, che cos'è fare ordine, perché fare ordine, quanto è importante, inficia solamente sulla nostra stile di vita, con il mini corso che trovate in descrizione qui nella diretta, oppure se avete appunto siete già nel mini corso, scoprirete anche che cos'è Scelgo Me perché viene comunque presentato. Da mia madre che mi buttava le cose a cui ero più affezionata. Vedi? Ottimo, Isabella, ottimo, partiamo da te. Questo, allora, ad esempio, molte mi arrivate appunto dicendo: io sono disordinata perché, ad esempio, i miei genitori erano invece molto ordinati. Quindi molto interessante questo aspetto perché il vostro disordine nasce un po' come una sorta di ribellione a quel perfezionismo che non vi appartiene, a quell'ordine che appunto non è vostro, non è vostro, perché ricordatevi sempre che l'ordine è molto personale, cioè quello che è ad esempio l'equilibrio che è per te non è per me. Ok? Ad esempio magari tu dici, ma Alba, quanti, non so, quanti prodotti per capelli che hai?
e tu magari hai magari invece un sacco di scarpe e dire mamma mia quante scarpe hai Simona, capito? Quindi l'ordine è molto personale, prima cosa. Poi secondo, è del tutto normale che quando appunto siamo stati abituati a dover, sentite questa frase, a dover mantenere un determinato ordine, oppure a dover accettare che non so, i nostri genitori buttassero le cose per noi o facessero cernita per noi o che comunque ci imponessero un ordine che appunto non era il nostro, succede che poi quando abbiamo la nostra casa e le nostre cose ce ne freghiamo allegramente, ma perché è proprio una ribellione in quello che sono stati probabilmente quegli anni in cui hai dovuto accettare delle regole che appunto non ti appartengono. Per quanto riguarda quello che appunto ha detto Isabella, questo è un errore. È un errore che commettono i genitori, ma magari anche tu l'hai commesso, non lo sai. Comunque lo commette chi effettivamente non pensa quando fa le cose. Questo è normale, cioè anche a me è assolutamente successo, quindi tutti i miei giochi di quando ero piccola sono stati allegramente buttati nel cestino, però è anche vero che i miei genitori non sapevano come bisogna comportarsi con le cose degli altri, cioè che tu puoi scegliere per le tue cose ma non per quelle degli altri, prima cosa, che i tuoi figli sono capaci di scegliere già dai 3 anni e mezzo in su, quindi tu non è che se hanno 12 anni o 10 anni pensi che non possano scegliere, allora tu butti le cose per loro, fai cernita per loro, questo no. I tuoi figli lo possono fare già dai 3 anni e mezzo in su, già sono capaci di scegliere, già iniziano a capire, già sanno cosa gli piace, cosa gli piace di più, cosa gli piace meno e cosa non gli piace affatto. Quindi è tutta una questione di sì, genitori, ma i bambini non sono deficienti, nel senso, ok, non sono deficienti, quindi già da quando sono piccoli iniziamo a farli capire, no? Quali sono i giochi più belli, quali ti piacciono di più, iniziare a lasciare andare e così via. E soprattutto non toccare mai le cose degli altri, cioè il rispetto che noi vogliamo per le nostre cose ovviamente deve venire anche dal fatto che noi non tocchiamo le cose degli altri. Quindi per tutte quelle che mi dicono voglio fare ordine ma la mia famiglia ad esempio non mi segue, chi se ne frega la tua famiglia? Cioè il fatto che quando tu eri piccola i tuoi genitori riordinavano anche le tue cose è un errore, ma non è che tu lo devi ripetere. Proprio perché è stato un errore che ti ha portato poi a essere disordinata comunque, vuol dire che non funziona. Quindi quello che bisogna fare è sicuramente lasciare andare anche quello che è stato, ad esempio, di aver perso le cose che amavi, Isabella, ma è successo anche a me, comunque sei ancora vivi, ci dispiace, però per quanto mi riguarda forse anche quell'evento ha contribuito a quello che poi è stata la mia scelta di vita, quindi a cercare di aiutare più figli possibili a non perdere le proprie cose perché proprio i genitori magari prendono e buttano. Anche perché i genitori buttano le cose ai figli pensando che siano i figli la causa del disordine, quando in realtà sono i genitori, in realtà l'esempio cardine sono i genitori. Quindi se i figli sono disordinati perché i genitori insegnano determinate cose anche se non te ne accorgi, ma i bambini imparano da te. Quindi cara Isabella ti capisco, ce lo so anche a me. Ci sono rimasta molto male, anzi ce l'ho avuta proprio per anni con mio padre, ma non l'ha fatto apposta, l'ha fatto perché anche i suoi genitori l'ha fatto con lui. Quindi è tutta una questione di quello che tu hai imparato appunto vivendo la tua vita. Nel momento in cui uno capisce che bisogna in primis rispettare le proprie cose e quelle degli altri, che le cose che ami, se le ami, le tratti bene, non le lasci uno sgabuzzino giù in cantina a marcire, a far la polvere, perché è normale che poi i tuoi genitori dicono, ma scusami, erano lì da anni, se ti piacevano non le avresti fatte rovinare così, non le avresti lasciate lì da perdere per anni. È vero. Quindi in realtà bisogna anche capire effettivamente noi se ci teniamo o meno alle cose. I genitori devono assolutamente mettersi le mani in tasca e iniziare a riordinare sulle proprie cose, questo è importante. Non imporre l'ordine, quindi ad esempio i genitori che impongono queste regole in casa, essendo proprio viste come dei doveri, non vengono rispettati, assolutamente no. Tutti siamo stati, io sono adesso figlia, ma tutte voi siete state figlie, ok? E sapete benissimo che quando vi dicevano fai il letto, tu non lo facevi il letto, non lo volevi fare, solo perché te l'hanno detto quel giorno non fai il letto, ok? Quindi
è tutta una questione di come vengono insegnate le cose. Se noi le insegniamo come un piacere, allora tutto è già più divertente. Vedete che i figli fanno questa cosa, ma così come anche il marito, così come qualsiasi persona. Cioè, non è che bisogna essere bambini per vedere le cose con piacere. Anche da adulti si possono vedere le cose con piacere. Io è così che insegno a fare ordine alle donne, alle leonesse del percorso Scelgo Me, con entusiasmo, con leggerezza, con proprio una nota anche un po' anche di divertimento, e poi con il giusto, un approccio equilibrato, quindi non troppo, ad esempio, deprimente, perché non è deprimente fare ordine, deve essere un bel percorso di riscoperta, ok? E poi deve appunto non essere né deprimente ma neanche troppo superficiale, pensando che ordinare sia semplicemente spostare le cose o piegare i vestiti o usare le scatole per organizzare, che poi molti non usano neanche le scatole, usano organizzatori così complicati che anche lì troppo complicato. Ricordatevi sempre che tutto ciò che è troppo complicato è difficile da mantenere. Non a caso quello che io insegno è un ordine semplice, funzionale e pratico. Cioè anche la fase organizzativa è molto semplice e pratica, proprio adatta a tutti. Perché? Perché di fatto non siamo alla ricerca di qualcosa di complicato per cui, diciamo, investire ancora tempo. Cioè già investito una vita dietro le tue cose, dietro la tua casa, godiamocela questa casa e facciamo in modo che lei ci aiuti nel raggiungimento dei nostri obiettivi e a farci star bene, quindi a far emergere il meglio di noi. Questi sono i due concetti, no, che io promuovo nel mio percorso. Quindi è dare le possibilità alle leonesse di essere se stesse in casa propria e conoscersi nei loro lati migliori. Anche perché il disordine esprime di te che sei confusa e che ti stai trascurando da tempo. L'ordine invece esprime di te tutto l'opposto, cioè che ti prendi cura di te, delle tue cose, del tuo tempo, dell'ambiente in cui vivi, hai idee chiare su chi sei stata, sul tuo futuro, sei in equilibrio con te l'ambiente, con te le tue cose, passato, presente e futuro. Quindi cioè, ci sono talmente tanti riferimenti, talmente tanti aspetti, abitudini anche sane e produttive, quindi la costanza, la concludenza, il fatto di non procrastinare più, cioè sono degli obiettivi, dei risultati che veramente sembrano impossibili, sembrano così tanto difficili, ma il punto è che sono impossibili perché fino ad oggi ve li hanno sempre insegnati in modo così tanto teorico, così tanto muffoso, così tanto palloso, così tanto anche costoso per quanto mi riguarda, perché è costoso per poi sentirti dire soltanto teoria. Bastava leggere tutti i libri che ha letto loro ed era uguale. Ovvio, tu non ne vuoi di leggere, preferisci qualcuno che te li racconti, ok? Però quello che manca è sempre l'atto pratico. Cioè il mio percorso è tre fasi, quindi è mentalità, pratica, interiorizzazione. Quindi abbiamo un po' di teoria, pratica e poi la terza fase, che è quella dove tu metti alla prova, ok, tutto quello che hai imparato, e quindi vai a praticamente... È come quando dico padronanza della materia, cioè che devi saperti muovere senza ormai dire vestiti, libri, carte, ok, scatola, ok, organizza qua, faccio lì, ok, quello è lì, a posto, li vedo, ok, so. Cioè è molto più logico, la fase organizzativa è molto logica in realtà. È entusiasmante, grande Barbara, e quindi un po' questo. L'idea quindi è quella di capire che quando noi facciamo ordine non dobbiamo focalizzarci innanzitutto su quello che dobbiamo buttare o eliminare o separarci, prima cosa, perché noi in realtà ci andiamo ad unire con noi stessi, di fatto, con il meglio di noi, ma anche con le cose che amiamo. Quindi in realtà è un incontro, cioè se vogliamo vederla veramente in un'altra maniera di vederla proprio, è un incontro con ciò che amiamo, con le belle emozioni, con la gioia, con ciò che veramente ci fa battere il cuore. Quindi è veramente un riavvicinarci a noi stessi, di fatto è questo. Perché? Perché il disordine crea ostacoli proprio pratici nella nostra quotidianità, che sono semplicemente il dire, proprio tra il dire e il fare c'è di mezzo il disordine. Cioè tu dici vorrei, c'è il disordine, dici ci penso un'altra volta e non lo fai. Cioè per esempio, non lo so, come faccio, sono i tre esempi tipici, sono vuoi fare esercizi in casa, tappetino, dov'è? Scarpe, boh. E poi vestiti devi trovare, e poi devi trovare lo spazio per fare esercizi. Vuoi fare una torta o un piatto particolare? Trova gli strumenti, ricordati le istruzioni, come funzionano, poi trova tutti gli ingredienti, sono scaduti, è troppo lontano nello sgabuzzino, chissà adesso mi devo arrampicare, Poi nel frattempo passa mezz'ora, quasi un'ora, ok, si è fatta tardi, tra 2 ore c'è la cena, non faccio in tempo a fare il dolce. Tra dire e fare c'è di mezzo disordine e non lo facciamo neanche oggi.
Il terzo tipico è, ad esempio, quando, non so, vogliamo avere ospiti, ok? Vogliamo avere ospiti a casa, diciamo, sì, oh, per il mio compleanno, sì, la prossima volta faccio il festino a casa, sì, la prossima volta vi invito a casa mia, quando siamo fuori casa. Tutti che invitano tutti, poi, ma tu questi inviti poi li vedi veramente che poi si realizzano? Quante volte ci hanno invitato a casa di chiunque e poi non ce l'ho mai invitato? No, scusami che c'ho la casa, sai, ma sì. E non c'è nessun incontro, nessun ospite, non sei mai ospite a casa di nessuno. Quindi questi tre aspetti sono abbastanza limitanti, è un autosabotaggio puro, proprio puro, perché non hai la possibilità di godere della tua casa, di quello che vuoi fare. Cioè il fatto che tu ogni volta vuoi fare qualcosa e i tuoi desideri li reprimi ogni volta, ti porta poi praticamente ad uno stato di insoddisfazione che non è da poco. Non è da poco perché a un certo punto, quando tu anche le cose più semplici non le riesci a fare, pensi che tu non possa essere capace, non possa riuscire a ottenere risultati di qualsiasi portata. Cioè, se tu non riesci effettivamente a fare una torta in casa, beh, in effetti ci sta che poi tu inizi a perdere un po' di fiducia in te e pensare che anche le cose un po' più, che è già semplice, cose un po' più complicate, non ce la farai a trovare il tempo, l'energia, ogni volta inizi poi non finisci, queste cose qua, perché tu pensi che così come ogni volta che fai una cosa a casa non la riesci a fare, dici cosa cambia tra fuori casa e dentro casa, e hai ragione, non cambia niente, perché una volta che tu sedimenti, diciamo, queste cattive abitudini nel tuo stile di vita, le porti sia in casa che fuori. Quindi diciamo che se tu appunto dici alla tua amica, ah, prossima settimana andiamo a ballare, tu hai il tempo di una settimana che in realtà la tua casa ti ha completamente sabotato, cattive abitudini che ti hanno portato a procrastinare qualsiasi cosa, il weekend arrivi che sei morta, senza tempo, e sei pure dimenticato l'appuntamento con l'amica probabilmente, volevi magari metterti un determinato vestito per uscire con lei, non hai avuto neanche il tempo di cercarlo durante la settimana, non hai avuto il tempo di appurare se effettivamente c'avevi nell'armadio, non era nei panni sporchi, e quando poi ti vai a preparare in tutte fretta e furia, mezza sonnata comunque, vedi che il vestito non c'è. Il vestito magari ha nei panni sporchi o magari era stropicciato, insomma tutte le cose all'ultimo minuto. Le cose all'ultimo minuto, purtroppo perché procrastinate, perché appunto disordine è un ostacolo, non ti porta purtroppo a fare quello che vuoi. Anche solo non poter indossare il vestito che vuoi, già quello cambia l'umore con cui esci quella sera. E quindi poi anche il tuo atteggiamento nei confronti con la tua amica, la serata, tutto quello che è. Poi, tornando appunto al tema della diretta, quando parliamo di ricordi, i ricordi sono una parte importante della nostra vita, perché di fatto tu ogni giorno ormai, cioè quello che abbiamo vissuto oggi è già passato, se ci pensate, quindi di fatto il presente dura un attimo, il passato è una vita, il futuro quel che verrà, no? Così improvvisata ora questa roba, però per farvi capire che è molto importante, però non è tutto. Non è tutto, perché una volta che il passato è fatto è come se fosse un film, una pellicola, no? Una pellicola, sì, in spagnolo. È una pellicola che una volta che tu giri il film è girato, ok? Noi non siamo ancora digitalizzati, che possiamo andare a cambiare i pezzetti, togliere i frame e ricambiare la storia della nostra vita. Siamo ancora alla vecchia vecchio stile, che abbiamo la pellicola e quella è. Una volta che fai la pellicola, a meno che non vai a fare come facevano i tempi, no? Che tagliavano precisamente, incollavano i pezzi, ma noi questo non possiamo farlo, ok? Non abbiamo queste strumentazioni sulla nostra vita, però diciamo che quelle forbicine che tagliano i pezzi e uniscono, ok? Possiamo determinarle, possiamo chiamarle un po' come un fare ordine, un fare cernita. Quindi noi abbiamo la nostra pellicola della nostra vita, che è il nostro passato, possiamo vederlo come un film, pellicola di un film, oppure come un libro scritto, è uguale, scegliete voi quello che vi piace di più. L'idea è quella di capire che ormai il passato è passato, però non è che tutto quello che abbiamo vissuto dobbiamo effettivamente tenerlo. Ciao Elisabetta, ciao! Non è che noi tutto quello che abbiamo dobbiamo proprio tenerlo vicino a noi e farci carico tutti i giorni, perché vorrebbe dire che noi praticamente ogni giorno viviamo la nostra vita già non, cioè non un po' più appesantiti, cioè abbiamo già partiamo la giornata che siamo già meno energici, cioè la nostra energia dura meno perché dobbiamo anche consumarla con il peso che ci portiamo della tutta la vita che abbiamo vissuto. L'idea è quella di imparare a leggersi un pelo e appunto andare un po' a tagliare quei frame, quei pezzi, ok, della nostra vita, e fare una cosa. Quelli che innanzitutto ci hanno fatto
sono più dolorosi o che comunque ci hanno effettivamente toccato maggiormente nella nostra vita, non essere l'unico punto di riferimento. Cioè, noi molte volte ci focalizziamo soltanto su quello che è stato più negativo, ma perché il nostro cervello, le nostre emozioni, purtroppo quelle più negative ci sono quelle che ci rimangono più impresse, ok? Ok, quindi l'idea è quella di andare a rivedere un po' la nostra vita e non solo andarci a focalizzare su quello che non è andato, ma anche vedere invece tutti quei momenti belli che hanno costellato la nostra vita. Ok, quindi una volta che noi facciamo ordine, noi vogliamo cercare di andare ad avvicinare tutti quei pezzi e fare un po' di cut. Andiamo un po' a riordinare, ok, la nostra pellicola. Perché? Perché la nostra vita, sì, noi non possiamo ricordarci ogni attimo, anche noi da un certo punto dobbiamo sovrascrivere. Il punto è che dobbiamo imparare a sovrascrivere anche sulle emozioni negative, cercare di metterci su invece qualcosa di un po' più positivo, un po' più bello. Perché? Perché quello che accade quando si ha una mentalità abbastanza negativa, che noi ci focalizziamo su quello che non è andato, su come tutti i traumi, le difficoltà che abbiamo visto nella nostra vita, senza invece far leva sul fatto che le abbiamo superate, innanzitutto, senza far leva sul fatto che se le abbiamo vissute perché erano la nostra portata, quindi vuol dire che noi eravamo pronti per affrontare quei determinati momenti nella nostra vita, e non a caso succedono magari a te e non succede al tuo vicino di casa, ma al tuo vicino di casa succedono altre cose che non accadono a te, per esempio. Quindi è vero che l'erba del vicino è sempre più verde, ma è tutta una questione di facciata, secondo me. Quindi quando noi facciamo ordine dobbiamo andare un po' a rivedere la nostra vita, però non con un'ottica tipo tutto quello che non è andato, ma andare a capire che invece il nostro passato, come dico sempre, è un insegnante, quindi ci deve proprio far capire quello che abbiamo fatto, cosa abbiamo superato, le sfide che abbiamo superato nella nostra vita, che sono tante, anche se delle volte non ce ne rendiamo neanche conto e vediamo soltanto quello che è stato, ma non quello che è stato, cioè quello che poi è avvenuto dopo, quello che siamo noi oggi, cioè il risultato di tutto quello che abbiamo fatto. Sembra poi così scontato come ragionamento, ma perché è teorico, però farlo è molto più complesso. Cioè, nel momento in cui, esempio, si fa ordine, le leonesse arrivano alla fine del percorso ad affrontare i ricordi. È fondamentale questo step. Cioè, tutte le donne che hanno letto il libro di Marie Kondo o hanno provato a fare ordine, ma non sono neanche arrivate ai ricordi, non li hanno neanche affrontati, hanno buttato nel cesso praticamente tutto il tempo che hanno dedicato alla loro casa. I ricordi sono fondamentali, non puoi non affrontarli. Ma devi affrontare con un approccio specifico, non con quello di buttare, non con quello di eliminare, perché non puoi neanche cancellare niente. Solo il fatto che tu lo vuoi cancellare ti fa pensare tre volte in più a quello che stai facendo e a quel ricordo, te lo evidenzia ancora di più. Quindi noi non possiamo cancellare nulla, però possiamo sicuramente andare a ragionare e a capire quali sono stati i benefici di quello che per noi ad oggi sembra una cosa negativa, ok? Quindi come il ragionamento è quello di non focalizzarsi, quindi sull'eliminare i ricordi, stesso se poi sono belli, per esempio, ma anzi, quelli belli bisogna tenerseli vicino, stretti. Però c'è anche da capire che alcuni ricordi che ad oggi ci sembrano belli, che abbiamo vissuto nella nostra vita, potranno sicuramente poi scendere in classifica perché ne vivremo altri di migliori nella nostra vita, quindi bisogna essere anche un po' di questa ottica, cioè non rimanere fossilizzati a quello che sei stato, a quello che sei fatto come se tu, non so, sei andata sulle montagne russe e basta, non potrei provare montagne russe più belle, più eccitanti, più divertenti o cose del genere. Cioè dobbiamo anche capire che ogni volta bisogna mettere in discussione le nostre scelte, tutti i giorni. Tutti i giorni chiederci il perché e poi guardare anche un po' indietro al nostro passato, ma veramente dobbiamo proprio essere contenti. E se fosse un libro, la nostra vita deve essere un libro piacevole da leggere, così come se fosse un film, deve essere piacevole e la storia deve essere raccontata, narrata in ottica vincente, perché se tutti i film si focalizzassero su quanto in quel momento è andato uno schifo, su quanto quel momento ha reso la tua vita, non lo so, infelice, tutti i film farebbero schifo e tutte le persone sarebbero depresse, ma non a caso le persone che vivono in questo modo sono appunto infelici e depresse, quindi cioè in realtà è così. Quindi i film sono, se anche come davvero prendiamo esempio anche dai libri che leggiamo o dai film che leggiamo, scusatemi, film che guardiamo, sono fatti in maniera vincente ed è così che dobbiamo vedere la nostra vita e raccontarla alle persone. Cioè quando una persona ti chiede ciao, chi sei, raccontati tipo, non so, in 2 minuti o in 3 minuti, uno deve proprio raccontarsi dando il meglio di sé, mostrando il meglio di sé, raccontando anche magari momenti difficili, però non come mi è morto
Ma da lì non, ma sì, poi è andato così, è andato un po' male, poi io ho iniziato a lavorare ma non andava mai bene, oh, mio marito ogni volta ha un peso, i miei figli, cioè questo è quello che dice la gente. Io, ad esempio, dopo un secondo che la persona inizia a parlare così, praticamente mi vedi già che inizio ad andare da un'altra parte probabilmente. Perché? Perché sei noiosa, sei lamentosa, sei una palla. Di fatto ormai è accaduto. L'idea è cercare di far capire alla persona che è di fronte che tu sei ancora in piedi nonostante quello che hai vissuto. E quindi, nonostante quello che tu hai vissuto, far capire il perché tu ce l'hai fatta e il perché tu oggi, ok, sei davanti a lei in quel momento. Dunque, far vedere la tua forza, la tua grinta, il tuo coraggio, il fatto che ti sei rialzata, il fatto che hai trovato un'idea, il fatto che ti sei rimessa in gioco, il fatto che hai creduto in te stessa, tutti questi aspetti che non so perché vengono così messi davvero scontati, non detti, ma solo perché non siete ancora consapevoli forse di quello che avete superato, di come ce l'avete fatta, perché non conoscete forse veramente le vostre qualità, i vostri punti di forza probabilmente. Ma fare ordine vuol dire questo, cioè vuol dire elaborare, prendere consapevolezza di quello che ti è successo, di quello della persona che sei oggi, grazie a quello che hai fatto, grazie anche alle sfide della vita, grazie anche ai momenti di difficoltà, perché la vita è alti e bassi, non è soltanto felice, spensierata, tutti i giorni innaffio le piante, c'ho sempre la casa pulita, mio marito ogni giorno mi dice che mi ama, i miei figli mi rispettano tutti i giorni, al lavoro mi dicono che sono splendida. Non è così, ma dobbiamo capire che delle volte, anche quando le cose non vanno, cioè come noi vorremmo, in realtà è perché si sta, è come se tu sei arrivata al tuo primo confine e sei pronta per, diciamo, affrontare una sfida e metterti in discussione per migliorare, per crescere. Quindi la cosa bella della vita è che le sfighe, come tutte voi le chiamate, o le cose che non vanno, accadranno sempre. Accadranno sempre, ma sei tu che hai il potere di farla andare, ok? Di farla andare bene, perché di fatto anche a me quando succedono certe cose, vedo sempre a quello che, anche se non va qualcosa, vedo sempre a quello che posso imparare in quel momento e crescere. Perché? Perché so che se in quel momento mi ha destabilizzato magari in un modo, so che se non ci lavoro mi destabilizzerà ancora di più la volta dopo. Quindi l'idea è cercare sempre di crescere e migliorare. Poi, per quanto riguarda i ricordi, io ad esempio faccio una leva molto importante su determinati ricordi. Io ho tenuto nel mio riordino, ho tenuto solo le cose che parlano del mio passato in maniera veramente propositiva. Anzi, pensate che di molte persone non ho nemmeno un ricordo fisico, però ce l'ho tutti qua. Ricordatevi sempre che i ricordi sono tutti qua, quelli importanti, ci ricordiamo tutto noi. È stato tenermi veramente quegli oggetti, anche se veramente uno è rappresentativo, però che mi desse veramente quella carica e quell'energia ad andare avanti sempre, 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 sempre. E l'ambiente appunto ci deve aiutare, non ci deve remare contro. Non a caso, veramente, prima di partire per il trasloco qui per Lisbona, ho dovuto fare ovviamente un recap e ho fatto anche una nuova cernita, ovviamente, perché comunque sapevo che molte cose non le avrei portate. E non aveva senso lasciare ai miei genitori una cameretta piena di cose che tanto non sarei riuscita a portare. Quindi, dovendo preparare le cose per mia madre, ho detto: vabbè, mamma, tranquilla, dammi solo questo, il resto puoi anche lasciarlo andare. Sul ricordo, ho fatto cernita, ovviamente, io in primis. E ho lasciato andare tanto riguardo appunto a delle vecchie amicizie, soprattutto scolastiche per quanto mi riguarda. E perché durante appunto il blocco che c'è stato, sono stata presente in qualche modo comunque l'unica nei confronti di queste persone, ma che non si sono mai assolutamente neanche risposto per farvi capire, no? Allora, nel momento in cui uno prende consapevolezza di questo, ho capito che era ora di lasciare andare un po', perché il pensiero non mi faceva stare bene, ok? Allora ho già scelto, perché entravo tante foto, ho scelto le foto che pochissime ne ho tenute, però ho tenuto quelle dove veramente io, ok, emergeva il meglio di me con quelle persone. E quindi ho tenute qualcuna, non tante, anche perché veramente penso sempre: ma se devo fare un trasloco lampo, cosa mi porterei, no? E alla fine si riduce a poco. E quindi diciamo che bisogna sempre, è come appunto l'idea, è quella di capire che bisogna sempre mettere in discussione le proprie scelte, ma capire che, ad esempio, io oggi ho 23 anni, il liceo l'ho finito a 19.
calcolate che appunto gli anni di liceo per me non sono stati i migliori della mia vita, e quando ho finito il liceo è finito davvero di merda, è finito proprio di merda il liceo, e, che è stato poi quando ho fatto ordine, cioè praticamente è finito il liceo che vabbè, pesavo 46 kg perché ho dimagrita tantissimo, avevo avuto una perdita importante e il mio fidanzato mi ha lasciato il giorno, la sera stessa in cui ho fatto il mio orale. Il mio primo amore, proprio primo e unico, è stato, e quindi è andata così, no? Tutte queste, tutta sta shit, tutta sta roba tutti insieme. E quindi diciamo che nonostante tutto questo, qua, poi ho scelto appunto lì è stato qua, io ho scelto di fare ordine proprio il giorno in cui ho fatto il mio orale. Il giorno in cui ho fatto il mio orale, quel pomeriggio, non a caso poi si sono lasciati la sera. Perché è stata una giornata veramente, per me ha rappresentato praticamente, praticamente lo stop dall'alba che si metteva sempre, che si trascurava, che non si faceva valere, che si faceva, dava tutto agli altri, non si metteva mai al primo posto, non riusciva neanche a dire no alle persone, no? Da lì si è stoppata l'alba, veramente quella che non aveva personalità di fatto, che non si sapeva, non aveva una voce, non aveva mai una voce in un capitolo. Ed è incominciata l'era dell'alba invece che ha scelto, ha imparato a dire proprio scelgo me. Poi come il corso, come il titolo del mio percorso, scelgo me, quello che ho fatto è stato proprio quello di dire ora voglio iniziare a scegliere per me, per la mia vita. Mi ero resa conto dopo appunto quello che mi era accaduto, che tutto quello che mi ero fatta è stato soltanto farmi del male, perché arrivare ad una situazione del genere non ha senso. Da sola mi sono rialzata e tutto quello che ho vissuto mi ha dato proprio una carica, è stata proprio una botta di vita in realtà per me, nonostante tutto quello che è successo. Una botta di vita a farmi ad aprire gli occhi, a far capire che appunto la vita è una, che il tempo passa velocemente. E che il tempo ha un valore immenso e anche le persone che hai vicino. Cioè, di fatto, tutto quello che era accaduto, che avevo perso tante persone tutte insieme, mi ha fatto anche il cambiamento appunto dal liceo, poi non sai più che cacchio fare nella vita. Mi ha fatto capire che anche quando tu vivi le esperienze, bisogna proprio goderle al massimo, anche le persone che hai vicino. Perché poi a un certo punto anche il loro scopo finisce, anche il momento in cui ci si incontra termina. È un po' come quando vai tipo in un villaggio turistico e sei lì una settimana, e in quella settimana devi cioè, proprio divertirti, devi conoscere un sacco di persone, devi stare al centro, proprio di metterti al centro l'attenzione di te stessa, protagonista, no? E quando vai in un tuo viaggio turistico, insomma, ti godi quella settimana come se fosse, no, una settimana da Dio, cioè il film proprio, no? È un po' così. Quindi ho detto, ma sai che ti dico? Io non faccio una settimana e basta da villaggio turistico, mi voglio fare proprio la mia vita, voglio godermela, ok? Proprio da Alba. Cosa farebbe Alba, ok? Quindi da lì è partito tutto quello che è stato quello che mi ha portato a oggi. Quando io ho fatto ordine, praticamente è stato proprio un mettere un po' a posto quello che è stato il mio passato, perché di fatto io avevo. Ero proprio appesantita, ero una ragazza molto appesantita, ero molto negativa anche, devo essere sincera, molto pessimista, una roba che proprio. Cioè, non, infatti, attorno a me avevo persone altrettanto negative, altrettanto pessimiste, altrettanto pesanti, cioè, non a caso tutto poi tu attrai le persone che sono come te. E qua mi sono resa conto che tutto quello che avevo fatto, le scelte che avevo fatto fino a quel momento non mi avevano portato a niente, perché io non ero contenta, non ero circondata da persone che volevano festeggiare con me il giorno di madre maturità, ero sola come un cane. E mi ero tolta finalmente il peso più grande della mia vita, finalmente, perché mi ero rotta le palle io di studiare. Arrivo il pomeriggio e mi rendo conto che non solo ero una camera che faceva schifo, disordinatissima, non solo non avevo costruito niente di rapporti sani fino a quel momento, neppure appunto con il mio fidanzato, e inoltre mi ero trascurata tanto al punto che appunto pesavo addirittura 46-47 kg, che per una che è alta 1,71-1,72 è molto basso. Fatto sta che in quel momento io mi sono accorta che. Di tutto, ho aperto gli occhi. Ho aperto gli occhi e mi sono resa conto che l'ambiente in cui io vivevo, ho vissuto fino a quel momento, effettivamente non mi avrebbe mai potuto aiutare anche nel successo scolastico. Cioè, di fatto, io in quella cameretta odiavo starci. Io non ci ho studiato neanche un giorno per la mia maturità in quella cameretta. Studiavo o fuori dal balcone, o in cucina, o in sala, oppure andavo al parco, a casa delle amiche.
Quindi già in quel momento, tipo, perché le lunesse mi conoscono, chi mi segue lo sa, che quando io mi sono delusa da quello che mi accade o le persone mi deludono, così, io mi incazzo. Proprio mi arrabbio con me stessa, ovviamente, perché mi sento un idiota, sono una mongola, capito? Che mi sono arrivata a questo punto. Allora io mi arrabbio e lì è quando, e lì faccio proprio le scelte più, proprio sono decisa. Cioè lì proprio basta. E lì è quando arrivo a dire basta. E mi sono guardata attorno e ho detto, tutti quei libri, maturità che io non vedevo di finirla, ho detto, finiamola veramente. E ho detto, voglio fare ordine. Però non sapevo come fare. E da lì che è uscito fuori, andiamo a vedere su internet, cioè non è che tipo qualcuno me l'ha raccontato, chiariamo. Niente, ho detto, facciamo ordine, buttiamo tutta sta roba che tanto per me è finita, cioè per me era finita. Il mondo dello scuola, dello studio per me era finito in quel momento. Per me era finito, ok, anche tutto quello che riguardava appunto le vecchie amicizie, gli ambienti, anche proprio, no, basta, mi ha rotto le balle. E poi appunto volevo finalmente valorizzarmi però sulla base, sia dal punto di vista proprio estetico, perché appunto mi ero proprio arrivata a neanche più a guardare che c'ero dimagrita, cose del genere, ma anche proprio a riconoscere i miei punti di forza, perché io ero molto insicura di me, molto timida, molto introversa, non parlavo mai, quando una persona mi faceva notare che magari avevo sbagliato, io mi sentivo veramente in difetto, che mi vergognavo. Cioè, come quando è successo all'elementare che la maestra mi ha detto hai sbagliato il verbo. Cioè, io non ho più alzato la mano per 11 anni. Ma non è normale, non è normale. Perché tu ti vergogni, mi vergognavo, capito? E questo niente mi portava a chiudermi ancora di più. Dunque, cos'è accaduto? Nel momento in cui mi sono rotta le balle, perché ho capito che a furia di crearmi muri, io praticamente non ho vissuto. Cioè, non ho vissuto quello che avrei voluto fare, ma anche semplicemente dire esco a mangiare una pizza con le amiche. Cioè, io dicevo, cioè, io mi mettevo i muri. Tutto questo mi ha portato al giorno della mia maturità, quando mi sono data quel peso, che per me era un peso che mi sono portata per anni, non vedevo l'ora di finirlo al liceo. Tolto il peso, la mente finalmente, no, si libera. Liberata, sono affiorati i veri problemi, cioè i pensieri veramente che mi... che nascondevo da un po', che mettevo nell'angolo da un po', capito? Come la polvere sotto il tappeto, rimandi, no? Soltanto che poi a un certo punto devi affrontare. E ovviamente ti trascuri, rimandi tutto, rimandi, cosa succede? Che la reazione va a rotoli. Le tue amicizie non le coltivi. Tu ti trascuri e pesi che sei un chiodo. Non sai cosa fare nella vita perché non hai mai... ti sei concentrato soltanto sulla fine del liceo e non invece su quello che avessi potuto fare nel mentre. E quindi praticamente è successo che io mi sono trovata a 19 anni a non sapere cosa fare nella mia vita, essere molto confusa, ed è lì che è scattato il mio desiderio, proprio vorrei tanto fare chiarezza dentro di me. Cioè il mio desiderio era quello di alleggerirmi e di capire chi fossi, perché non avevo idea di cosa fare nella mia vita. A 19 anni non si può essere così. Quindi in quel momento ho detto proprio così, tanto perché era proprio un pomeriggio veramente buttato nel cesso, ho detto beh almeno oggi ho fatto la maturità, come minimo devo fare qualcosa per rendere questa giornata migliore, perché mi ero rotta, cioè dopo mesi e mesi a studiare, a non uscire, a non vedere il fidanzato, a non uscire con i miei genitori, cioè mi ero privata di qualsiasi cosa, come se esisteva soltanto la scuola per me, che poi non era neanche importante, però vabbè. Perché è quello che dovevo essere così. Finito come volevano gli altri, ho detto, vabbè, dai, sta giornata che fa un po' schifo, miglioriamola. E lì mi sono messa a cercare su internet. Ho trovato appunto il libro di Marie Kondo. E neanche tempo zero sono andata a comprarlo e l'ho letto molto molto velocemente. Vi dico tanto un'oretta e mezza neanche, l'ho sfogliato proprio frettolosamente, che sapete che di fretta non si fa nulla. Però io quel giorno volevo combinare qualcosa, cioè volevo dare un senso alla mia vita. Allora, l'ho letto. Concetti base, come vi dico sempre, buttare, gioia e niente, vestiti, categorie. Questi sono i tre concetti che proprio così leggendola a un fiato vengono fuori, che non sono nemmeno quelli corretti, però vabbè. Allora io ho preso, sono partita dai libri, neanche dai vestiti, sono partita dai libri perché io volevo eliminare tutti quei libri di scuola. Sono partita dai libri perché per me rappresentava un ricordo negativo, già era un ricordo negativo, quindi via, fuori dalla finestra. E i miei altri libri, e poi sono partita dai vestiti, ho fatto per ordine, diciamo, ma comunque vedete, è stato frettoloso, però comunque
in quel momento il modo cioè la cosa che è accaduta è stato fare una scelta benefica per me. Per una volta nella mia vita mi sono messa al primo posto e ho detto: oggi voglio fare una cosa, la dico e la faccio, coerenza. Oggi ho detto: voglio dire basta con quello che è stato fino ad oggi nella mia vita. Tutti questi libri li ho odiati fino ad oggi, cosa me li tengo a fare? Non li leggerò mai più, lo so che non li leggerò mai più. Quindi ho preso e mi sono sbarazzata. Poi ho lavorato sui vestiti, molto sui vestiti, perché io veramente non mi sapevo vestire, non mi sapevo valorizzare. Vestivo sempre in tuta, maglietta morbida, cioè proprio da sportiva che tutti i giorni sta in tuta, cioè era il mio stile. E poi soprattutto il fatto di vestirmi per me stessa, non per essere magari carina per gli altri, o magari appunto non essere troppo vistosa, perché il fidanzato non vuole farmi capire. Detto questo, ho fatto queste scelte che per me erano tantissimo, perché sono sempre stata una ragazza che non ha mai fatto scelte, non si è mai messa in gioco. Sono sempre stata una che, se tu mi dicevi usciamo stasera, andiamo a ballare, non lo dire alla mamma, io non lo facevo, dicevo no, rimango a casa e queste cagate non le faccio. Cioè non ho mai fatto scelte, ho sempre detto piuttosto che fare sto ferma, che tanto sto bene. Però al punto mi sono sempre accontentata. E quindi non ho mai, diciamo, preso quei rischi. Ma ogni scelta che le facciamo è un rischio, perché tu di fatto sai che ti fa bene al momento, però non sai poi dove ti porta. Ecco, io di fatto mi sono sempre privata di tutto. E a un certo punto mi sono rotta. Mi sono rotta perché quando tu arrivi a 19 anni che non hai combinato nulla, dici, senti però, cioè tutti dicono che la gioventù è bella, l'adolescenza è bella, io non ho ancora vissuto niente. E lì, da lì è partito tutto quello che ho detto, boh, adesso faccio quello che sento, inizio a dare voce a chi sono, inizio a dire quello che penso, e alzare la mano. Ed è iniziato così praticamente, sono iniziata un po' a far emergere il mio carattere, proprio perché mi serviva... iniziare proprio a capire che se io faccio una scelta concreta sulle mie cose, che magari appunto anche i ricordi, perché ho affrontato anche quelli, e vedo che i risultati però mi fanno stare bene, allora vuol dire che io non sono così tanto sbagliata. Allora vuol dire che io quando penso una cosa e penso che sia giusta, è giusta sì, perché è giusta per me, allora già cambia tutto, perché... se tu, cioè io pensavo che ogni cosa, anche solo che, cioè se io pensavo a una cosa, sapevo già che era sbagliata, non mi sono mai messa in gioco, non ho mai rischiato di vedere che invece quello che potevo dire poteva essere giusto per qualcuno e quindi magari trovarmi, no, in sintonia con le persone. Mi sono sempre limitata, e quindi quando ho capito che in realtà non aveva avuto senso, ma su qualsiasi aspetto della mia vita, perché vedevo anche a scuola, i professori manco mi conoscevano, cioè per farvi capire, dal punto di vista relazionale con i miei amici, fidanzato, ma anche con la mia famiglia, cioè c'era un sacco di muri. Per me fare ordine è stato proprio come un alleggerirmi di tanti muri, di tanti pesi, di tanti pensieri che non mi facevano vivere la mia vita, mi facevano sempre stare ferma ad analizzare cosa, che la vita non deve essere pensata, la vita deve essere vissuta. Quindi quando tu capisci che il tempo è importante, che il tempo vola, che fare niente non porta a niente, ho preso in mano la mia vita, proprio prendendo in mano un oggetto dopo un oggetto alla volta nella mia casa, nella mia stanzetta in realtà, nella mia stanzetta, ma credetemi, io ero molto molto disordinata, cioè quando vi parlo di pavimento pieno di libri, quando vi parlo di scrivania invasa da cose, mensole piene, la libreria non si chiudevano, ogni spazio era pieno, tutta la mia guardaroba era piena, il cassetto non lo si chiudeva neanche per quanta roba c'era dentro, cioè avevo una pila di scatole di scarpe per che occupava uno spazio libero della mia cameretta, tutte impilate, ce l'ho la foto, l'ho trovata, penso che poi un giorno ve la farò vedere, ma è osceno, ok? Era osceno perché io non ho mai visto effettivamente camerette così, cioè, nel senso, perché è una cosa dire, ok, hai poco spazio, ma il punto è che proprio io, cioè, ficcavo tutto così, ma perché? Perché era uno specchio, la casa, l'ordine in cui vivi, il disordine in cui vivi, è proprio uno specchio della persona che sei, quindi se tu metti a proprio sotto il tappeto, tu metti il cassetto, non è che dici lo metto a posto, tu metti il calzino, ce lo ficchi meglio e lo chiudi, cioè rimandi, a un certo punto continui a rimandare, non solo ti fai un fegato tanto e ti fai del male, ti logori e basta, ma anche la tua casa fa vedere che a un certo punto, cioè non ci entri più in cameretta.
non c'è più spazio, cioè io non si apriva manco la porta perché c'è tutti i cappotti dietro, il secondo guardaroba che era la poltrona, cioè la poltrona era un secondo guardaroba, il letto sempre pieno di vestiti, libri, non lo rifacevo mai, cioè era una situazione dove effettivamente di confusione al limite, cioè ero proprio confusa ma al limite ero in crisi, cioè una cosa, e il disordine effettivamente rappresentava proprio le cattive abitudini che avevo, la mentalità completamente negativa, da procrastinatrice, pigra, non mi prendevo cura di me assolutamente, tutto questo, quando poi tu fai ordine, cioè se tu proprio, la cosa più bella, se sei una frana, quindi proprio dici mamma mia, come faccio, tipo così, sei tu proprio la persona che deve fare ordine, perché io ero una frana pazzesca, non sono mai riuscita ad essere ordinata. E se ce l'ho fatta io e oggi lo insegno e le leonesse vedono la mia casa, vedono il mio ordine, vedono come vivo, quindi non è che dici c'ho il secondo armadio dove nascondo le cose, non c'è nemmeno sgabuzzino in questa casa per farvi capire, quindi proprio non fa più parte di me il disordine, proprio per me è una roba aliena, cioè è un alieno proprio. E è cambiata la mia vita perché effettivamente in un ambiente dove io potevo fare quello che volevo, sentirmi me stessa, vestirmi come volevo, avere libri che erano inerenti a ciò che mi piaceva, potevi mettere la scrivania a studiare, a lavorare, cioè potevi prendere cura di me senza ostacoli ogni volta, ostacoli, ma stare bene, tutte queste belle emozioni, stare bene un giorno dopo l'altro, ti portano poi anche a generare dei bei pensieri, anche nuovi pensieri su te stessa, su quello che vuoi fare, ma anche sulla concezione che hai di te, del mondo, degli altri, e ti porta quindi finalmente a riflettere in modo produttivo e a non ricadere sempre su appunto tutti quei vecchi pensieri, quei vecchi fatti. Io non mi paragono mai alla persona che ero, o, ad esempio, perché non ha senso, ok? Non ha senso. Sicuramente sono una persona migliore se pensiamo a come ragiono, a come vivo la mia vita. Ok, però c'è anche da dire che comunque ho 23 anni, ne avevo 19, comunque se mi paragono la 19enne che ero paragonata agli altri, comunque ero superiore alla media per i pensieri che facevo, perché comunque ero vecchia, cioè 19 anni ero proprio vecchia, cioè facevo dei pensieri, ma anche cioè, ho degli scritti, io, ma davvero troppo, cioè, filosofici, una roba che dici, ma un pessimismo che veramente, infatti c'ho alcuni scritti ancora di quel periodo che erano veramente carichi, e oggi ad esempio non scriverei mai così, cioè anche la scrittura che è un'espressione, un nostro tipo di espressione, oggi non scrivo più così. Ai tempi ho molto bisogno di scrivere, per esempio, da oggi scrivo pochissimo, vabbè che parlo sempre con voi, quindi immaginate, però anche la scrittura, che è un'espressione di noi, come le nostre cose, che esprimono cosa siamo di noi, cosa vogliamo mostrare al mondo, ma anche a noi stessi, tutto è un'espressione. E se tu ti paragoni anche a come ti vesti oggi, come ti vestivi prima, a quello che scriveresti oggi, quello che scrivevi prima, a come, ad esempio, le scelte che faresti oggi, quelle che facevi prima, ovviamente sei una persona diversa, sei una persona migliore, perché vabbè, ma di fatto noi dobbiamo continuamente noi cambiamo continuamente, quindi dobbiamo sempre fare scelte in base alla persona che siamo oggi, ma di fatto noi oggi siamo persone migliori perché siamo cresciute, ma non è che prima eri una persona di merda, cioè non è che prima eri una brutta persona, assolutamente, e sei solo una persona che aveva, diciamo, stava aspettando il momento di cambiare. E quindi diciamo che ad esempio in 4 anni, per quanto mi riguarda, io sono cambiata tantissimo. Voi oggi mi vedete per quello che sono oggi, ma appunto ero una ragazza molto introversa, timida, insicura, e assolutamente mai sarebbe messa a fare questo. E, però con il tempo poi uno si inizia ad accettare, ad amare, a volersi bene, ad ascoltarsi, a capirsi e a fare scelte sempre più coraggiose. Se la prima scelta coraggiosa per me è stata scegliere tra 2 vestiti, poi fra 2 libri, poi fra i miei documenti, poi fra i miei prodotti da bagno e poi i miei ricordi, dopo fai scelte un po' più coraggiose, un po' più sostanziose, quindi arrivi a dire oggi faccio quello che rimando dalla vita, oggi vado a fare il corso, adesso lavoro, poi guardo poi soldi da parte, poi divento consulente, sì, poi faccio i training, vado a Firenze, mi trasferisco per 5 mesi, faccio la cosa, poi torno, faccio un altro lavoro che non mi piace, perché alla fine metto quei soldi da parte, mi pago la partnership per diventare la stessa piattaforma mondiale di Marie Kondo, finalmente faccio poi le consulenze, quelle là con i clienti, ok.
creo il percorso, scelgo me, bene, bisogna andare online, andiamo online, creiamo la pagina, vediamo un po' cosa dice il pubblico, benissimo, funziona, qualcuno interessa quello che per me è interessato per 4 anni, trovo delle persone con cui condividere questa cosa, si inizia con le dirette, 4 persone avevo in diretta all'inizio, che era mia mamma e mio fratello, no, come sempre. Dopo mesi, oggi troviamo che i miei genitori non sono neanche in diretta, mio fratello nemmeno in diretta, e vabbè, ci sono giorni in cui ci siamo 40, abbiamo fatto giorni anche a 70 persone, quindi si cresce, si cambia continuamente. E sono risultati che tu dici, sono scelte che tu fai man mano che vai avanti, che tu dici, ma ormai sono arrivata. In realtà puoi sempre, sempre crescere, puoi sempre, sempre fare di più. Quindi quando noi pensiamo all'ordine, semplicemente lo banalizziamo, lo semplifichiamo, ad un buttare, ad allontanarsi dai ricordi che ci, dai ricordi della nostra vita, dobbiamo capire che in realtà più che buttare o eliminare è innanzitutto tenere ciò che amiamo, imparare a scegliere ciò che vogliamo tenere vicino a noi, che è molto più difficile, eh? È più facile lasciare, è più facile buttare che scegliere cosa tenere, proprio difficile. Perché, deve, perché metti, cioè ci sono varie cose che entrano in moto, insomma, nella scelta. Poi, il fatto che noi, quando ad esempio vogliamo, so, facciamo ordine, noi ci focalizziamo solo su quello che, ad esempio, ci ricordiamo. È sbagliato, perché se tu mi dici, beh, ma se devo fare ordine, però le cose che ti ricordi sono cose che ovviamente se le ricordi vuol dire che sono importanti, sono quelle che proprio noi non andiamo neanche a calcolare, cioè quelle sono sarebbero tutti i tuoi sì. Devi andare a vedere tutte quelle che non ti ricordi, tutte quelle che sono i tuoi forse, perché sono quello il motivo per cui fino ad oggi non sei riuscito a ottenere un ordine duraturo. I ricordi, il passato, dobbiamo rimetterlo al suo posto, però questo sì, perché non è che il ricordo, il passato deve sempre mettersi protagonista, cioè è sbagliato anche quando tu parli, che parli sempre al passato, è sbagliato, perché tu stai vivendo il presente, ma molte persone parlano al passato, perché? Perché loro vivono nel passato, perché il passato è attorno a loro sia nell'ambiente in cui vivono che nei loro pensieri, e loro di fatto non sono mai andati avanti, ok? Con la mente, il corpo, ok, degenera nel frattempo, vive la vita, ma con la testa sono ancora indietro. L'idea è quella di rimetterlo al suo posto, il passato, mettere al primo posto ciò che siamo oggi, ciò che è importante per noi oggi, no? Ciò che veramente ci fa star bene, anche piccole cose, e man mano iniziare a costruire invece il nostro futuro. Il nostro futuro ovviamente sulla base di quello che ci piace, però anche lì a un certo punto dovremmo mettere in discussione anche le scelte che prenderemo fra un anno, perché quelle che abbiamo preso oggi, quelle che abbiamo fatto oggi, le scelte sono scelte che rispecchiano la persona che siamo oggi. Quindi cosa vuol dire? Che se noi oggi viviamo la vita che abbiamo scelto 5 anni fa, è normale che tu possa essere insoddisfatta e non appagata, perché tu non sei più la persona che eri 5 anni fa. Tutto qua. Quindi è molto più semplice di quanto si possa immaginare, ed è molto più semplice se quando uno fa ordine procede per ordine e non inizia dalle emozioni più complesse, dalle emozioni più difficili, dalle emozioni. Cioè... Perché? Perché non le sai ancora gestire, e quindi non bisogna partire dai ricordi, perché non sai neanche riconoscere i ricordi. Tante leonesse dai vestiti mi dicono, ma Alba sai questo è così, non so, e io dico, quello è un ricordo, non se ne accorgono, ma è un ricordo. Perché? Perché pensano che i ricordi siano soltanto le cose di quando eri piccola, che i ricordi siano soltanto le cose di quando, esce su qualcosa di negativo, che appartengono ai genitori, cioè questi sono i ricordi. In realtà i ricordi sono tante altre cose. Quindi, quando si fa ordine, bisogna anche andare a capire quali sono ricordi e quali non sono ricordi. E, perché se no succede che praticamente fai scelte sbagliate. Fai scelte sbagliate perché non riconosci il ricordo e lo elimini insicura, e poi c'è il senso di colpa. Il senso di colpa, ma più che altro non sai nemmeno perché, ed è quello l'errore. Quindi, per esempio, quello che io faccio nel percorso Scelgo Me, quindi io nel mio percorso Scelgo Me insegno alle donne a fare ordine in casa e allo stesso tempo a lavorare sulla loro mentalità per imparare quindi a fare chiarezza, a elevare la loro capacità di scelta, a avere delle buone abitudini, ad avere una disciplina e ad imparare ad avere fiducia in sé. Queste sono 5 basi e le sviluppano mentre fanno ordine. Mi è spiegato anche come e perché. Perché? Perché è fondamentale. C'è un riordino fatto bene, un percorso di ordine fatto bene,
è praticamente un lavoro sia esterno che interiore, ok? Quindi vuol dire che tu mentre fai ordine ci deve essere anche un lavoro che tu stai facendo dentro e quindi ci devono essere delle domande che tu ti poni e delle risposte che tu devi assolutamente trovare. Le risposte non le trovi a tutto, però trovi molte delle risposte che sei in cerca da tempo. Quindi questo è fondamentale, una riscoperta interiore, una rinascita interiore, esatto, perché altrimenti cosa accade? Che tu fai ordine esteriore, fai ordine, cosa accade? Che però tu non sei la persona capace di mantenere quell'ordine creato. Cosa accade quindi? Che si subisce l'effetto boomerang. Quindi, quando tu fai ordine e segui un metodo, però tu non deve essere un qualcosa esterno a te, cioè lontano da te. Devi assolutamente qualcosa di essere tuo, naturale, deve proprio essere un vestito, deve proprio essere tuo. Altrimenti cosa accade? Che una volta che tu hai finito il percorso, tu continui a essere la persona che eri prima. Ma l'ambiente però non è più... Cioè, capite che l'ambiente per la persona che tu dovresti... Cioè, per un'altra persona che tu non sei. Quindi, cosa accade? Che tu continui la tua vita con le tue cattive abitudini e l'ambiente, pian piano, ovviamente, si rimodella sulla persona che sei. E dunque, torni al disordine. Ecco perché tu devi sapere esattamente... devi avere un approccio specifico alle tue cose, all'ambiente in cui vivi. Perché? Perché tu puoi fare ordine anche dicendo, vabbè, i vestiti scelgo quelli che mi piacciono, i libri scelgo quelli che mi piacciono, ok. Però il punto è che se tu non dai un'impronta specifica alle tue scelte, può essere che ci sia un po' di tutto. Un po' di tutto e un po' tutto, un po' niente. Quindi cosa accade? Che poi tu alla fine sei in un ambiente che non sa nemmeno di niente. E quindi cosa accade? Che tu ti senti insoddisfatta, non completa, dici sto click, quando arriva il click, no? Di cui parla Marie Kondo, ma il click non è che tu lo devi iniziare a cercare dove è il click, se tu fai un lavoro dall'inizio il click arriva, lo senti quando finisci il percorso che è arrivato, quindi è tutta una questione che il click sarebbe praticamente quell'essere in sintonia con l'ambiente in cui vivi, essere in equilibrio fra te e le tue cose. È una sintonia interno-esterno, cioè essere proprio uno specchio. Quindi noi non dobbiamo assolutamente vedere il riordino come un buttare, un lasciare andare cose che amiamo o focalizzarsi sul dire che, non so, bisogna buttare i ricordi o le cose del genere. Sicuramente i ricordi non sono tutto. Sono una parte però che se valutati in un certo modo ti possono veramente dare uno slancio, un aiuto a prendere in mano la tua vita. Molto spesso ci sono dei ricordi che sono veramente qualcosa che ti fa ritornare, cioè con i pensieri, a qualcosa che hai vissuto. E quello ti dà una carica, un'emozione forte che ti fa capire che ora di rialzarsi, ti sei già rialzata, devi farlo un'altra volta. Quindi è un po' questo lo spirito, cioè fare ordine deve essere qualcosa che dove tu devi scegliere in base a quello che veramente ti fa esprimere il meglio di te. Altrimenti purtroppo succede che ti focalizzi sulle cose sbagliate, ti focalizzi sul buttare, quando veramente a buttare non ci vuole niente e purtroppo a buttare non finisci mai, cioè potresti continuare per tutta la vita tu a buttare. Invece fare ordine vuol dire smettere di buttare. Ed è importante perché vedete che c'è proprio un controsenso, no? Perché tu devi lasciare andare le cose, però cosa succede? Quando finisci di fare ordine, in realtà tu smetti di buttare. Perché finalmente inizi a prenderti cura delle cose che hai vicino a te. E se compri, compri in modo più consapevole, sempre perché vuoi prendertene cura per sempre. Però ovviamente dovrai sempre mettere in discussione le tue scelte, ma non si parla di dover tirare fuori 250 vestiti e ricominciare da capo. Sarà proprio un capo ogni tanto che dici, vabbè, ormai è rovinato, oppure ormai non mi serve più, non mi piace più e così via. Ogni tanto, cioè io veramente, raramente alla fine faccio riordino ogni tanto, questo sì, che prendo, riguardo un po' i vestiti, valuto un attimo i libri, però oramai... È naturale che quando finisco qualcosa e così prendo, lascio andare senza neanche doverci stare a rimandare, non rimando neanche sinceramente. Quindi mi raccomando, non vedete il fare ordine come qualcosa di doloroso,
come qualcosa di angosciante, come qualcosa che devi, boh, un dovere o un per forza. Ma io devo per forza, perché devo per forza lasciare andare i miei ricordi? Perché io devo buttare? Bello che non te lo dice nessuno, non ve lo dico io. E se vi è stato detto, è perché magari, appunto, magari ve l'ha detto la mamma, il papà o i nonni, le nonne. Va bene, ok, chi se ne frega, cioè impariamo una nuova modalità, la modalità che ci fa stare meglio, perché buttare non ci fa stare meglio, e focalizzarsi su ciò che non va non ci fa stare bene, focalizzarsi solo sui ricordi, partire dai ricordi, non ci fa neanche fare due passi, che dopo 2 secondi vogliamo tornare indietro e mollare, perché tutte le foto, tutti i ricordi ci fanno veramente, ci ammazzano. Vabbè, se non le sappiamo gestire, se non sappiamo gestirle, perché non sappiamo neanche da che parte iniziare. Ma è tutta una questione veramente di percorso, di procedere per ordine, imparare a conoscersi e così via. Quindi, quando leggo, ma io non voglio buttare, ma io non voglio separarmi dai ricordi, bla bla bla, a me veramente, cioè, mi infastidisce. Mi infastidisce perché quelle che scrivono queste cose sono degli ignoranti, perché parlano senza neanche dire, magari mi informo un secondo per capire se è proprio così come la penso. Magari esiste veramente un metodo che mi può aiutare, magari esiste anche una persona che te lo fa anche vivere in maniera divertente, solare ed entusiasmante, anche se dura mesi. Cioè, io le ho dette che effettivamente è da mesi che fanno ordine, ma non se ne sono neanche accorte, mi sa che sono passati 10 mesi. È che è talmente, cioè, alla fine lo vivi con così tante donne, poi noi ci vediamo con la diretta e tutto, che comunque rendi un percorso che dovrebbe essere monotono, di particolare, un evento. È un evento, fare ordine è un evento, e non è una cosa che tu, non è una cosa che tu fai tutti i giorni per sempre. Una volta che hai fatto il percorso Scelgo Me, non fai mai più ordine. Devi soltanto mettere a posto le cose una volta che le usate, punto. E tu dici, ma com'è possibile? Perché comunque io alla fine del percorso visiono quello che fanno. La fase finale mi mandano tutti i video, le cose, li revisiono e vedo quello che va, cosa non va, do gli ultimi consigli e poi c'è la consulenza finale. Quindi c'è un c'è una conclusione del percorso. Una volta che si conclude, poi sta a voi semplicemente iniziare a vivere la vostra vita sapendo che avete più tempo, lo spazio per farlo, l'energia per portare avanti tutto. Ciao Leonesse, vedo un po' di Leonesse. Altro che un pelo, mi sto leggendo la grandissima. Grande Giovanna. Ciao bello Alba, ciao Leonesse, futuro Leonesse. Alba, Leonesse, Roa, sentite il mio ruggito, sono dei vostri. Ciao Chiara, benvenuta, è vero, Chiara è una nuova Leonessa e benvenuta, sono molto contenta perché comunque è successo appunto con un paio di Leonesse che c'è stato prima uno scontro tra Leonesse e poi invece ci si è conosciute e uno poi ha preso, ha valutato, è stato bello per come poi è andata a finire, che alla fine si è sentita invece di essere seguita proprio da me, di iniziare questo percorso. Sono molto contenta, sono sempre molto contenta quando ci sono Leonesse che prima di iniziare comunque valutano, e valutano, mi piace essere scelta dopo una valutazione, dopo un ragionamento, dopo un pro, contro, anche aver visto altrove, cioè va, dà ancora più valore alla scelta, quindi brava Chiara. Simona, può essere, perché molte Leonesse me lo dicono questo fatto, che fare ordine è più efficace nella psicoterapia e molte Leonesse ne hanno giovato tanto a quanto pare, quindi sembra proprio di sì. Ciao Cinzia, ciao, esatto, esatto Elisabetta, assolutamente coincidono proprio. Come fai a 23 anni ad aver capito queste cose? È pazzesco, avessi capito io prima lo capissi adesso. Simona, è tutta una questione, boh, di cos'è, il bisogno aguzza l'ingegno, penso, e ero in un momento disperato e quindi ho detto, e poi ho sempre pensato che dovessi far tutto da sola, questo esempio è molto negativo, sempre pensato che dovessi far tutto da sola, quindi devo trovare la soluzione da sola,
Con gli anni ho capito che invece la condivisione e la collaborazione sono la chiave di tutto. Non a caso il mio percorso è in condivisione, non a caso c'è collaborazione, non a caso quello che io ho fatto, tutto quello che io faccio, ho un team dietro di persone che mi aiutano, perché io faccio questo è il mio lavoro, ma tutto il resto è fatto da altre persone che hanno i loro ruoli e sanno fare il loro lavoro, quindi... Provi a capire, è tutta una questione di condivisione e collaborazione, perché da soli vabbè che è tutto più noioso, ma poi è molto più difficile, perché devi fare anche cose che non sei capace a fare, quindi devi studiare ancora di più, applicarci, ci metti sempre di più tempo, e quindi rimandi, cioè se invece ci vuoi troppo tempo. E io ho capito con gli anni che sono sempre stata una persona molto inquadrata da sola, cioè ad esempio non ho mai studiato in condivisione, quando giocavo mi allenavo sempre da sola, sono sempre stata una ragazza che ha fatto tantissime esperienze da sola, perché ho sempre pensato di dover badare a me stessa da sola, tutto qua. E invece poi ho capito che è molto più bello quando condividi, c'è una fase famosa che dice no, la felicità è qualcosa di è bello, tipo è bella quando è condivisa, tipo una cosa del genere. E no, la felicità è reale quando è condivisa, cioè happiness is real only when it's shared, tipo, cose del genere, non lo so. E sapete che ogni tanto tiro certe cavolate, io tipo questa quando c'è l'inglese di mezzo, che veramente. E nonostante poi io, cioè, perché io leggo libri che sono in inglese, tutto in inglese, però tipo mi viene l'inglese solo quando sono in situazioni tipo di emergenza, quando sono in situazioni dove sono tipo nel contesto, mi viene assolutamente la lingua, mi si ripiglia tutto, la mia conoscenza, altrimenti tipo se parlo in italiano o sento portoghese, cose, le altre lingue vanno a quel paese, francese, spagnolo, inglese, ciao. Da quando ti conosco anche io mi chiedo sempre cosa farebbe Alba? È un'ottima domanda. Io dico sempre alle Onesse che quando stanno facendo una scelta, anche durante il percorso di ordino, ancora prima di scrivermi è cosa farebbe Alba? Visto che voi mi conoscete, visto che voi sapete esattamente come io ragiono, cosa io farei in un determinate situazioni, perché ormai mi conoscete, cioè mi rendo conto che mi conoscete proprio, mi conoscete meglio di amiche e amici che con cui ho condiviso anche il liceo, per farvi capire, mi conoscete benissimo, proprio perché sono diversa rispetto ai tempi. E se voi pensate così, vi vengono tantissime soluzioni, perché dici come farebbe, cosa farebbe, sulla base di come tu la vedi, la conosci, cosa farebbe, cosa direbbe. Ecco, hai trovato la risposta, perché ti risponderei proprio così. E secondo me lo prevedete molte volte. Simona, bisogna toccare il fondo per risalire. La cosa sapete qual è? Importante. Io una volta che ho toccato il fondo, che è stato 19 anni, non l'ho mai più ritoccato in quel modo. Questo è perché? Perché quando fai un errore, quando tocchi il fondo, se non vuoi più toccare il fondo però devi imparare la lezione. Devi imparare cosa è sbagliato, devi imparare cosa non è andato, devi vederlo proprio come un insegnante e quindi crescere per non ritornarci più. Io in questa situazione non ci sono mai più tornata perché è stato veramente una merda. E tu vedi quando uno effettivamente ha capito la lezione, quando non lo ripete più lo stesso errore. Quindi bisogna sempre poi, a un certo punto, nella mia vita, negli ultimi 4 anni, poi che sono seguiti da quando appunto ho fatto la maturità, mi sono ricapitate situazioni in cui potevo scegliere tipi di amicizie, tipi di fidanzati, tipi di ambienti, situazioni. In quel momento le mie scelte hanno definito il fatto che ho imparato la lezione, sì o no? E quindi cosa faccio? Sì o no? Cioè che scelta fai? Il forse non esiste, mi raccomando, eh? Forse non esiste. Comunque è una scelta quella. Quindi ovviamente no. Ma se tu ripeti l'errore, allora vuol dire che non hai imparato una mazza. È come quando tu tipo dici, lascio quel ragazzo, io parlo ovviamente a 23 anni, quindi magari voi potete parlare su altre questioni, però vi faccio un esempio su di me. Non so, lasci quel ragazzo perché non c'era comunicazione. Non è che poi, quando trovi un ragazzo, può essere anche carino, può essere anche dolce, tenero, ma se non c'è comunicazione, non ci riesci a parlare, è un altro errore. Quindi, anche se è carino, dolce, tenero, no. Per me no. E vai avanti. Quindi è tutto un capire sempre che la vita ti ripropone sempre nuove scelte e spesso ti mette ancora alla prova su quello che è già stato, perché di fatto ancora tu ci ritorni ancora un po'. E quindi man mano che tu dici no, 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 finalmente
definisci a te stesso chi sei, cosa vuoi, e quindi il tuo cervello finalmente inizia a vedere quello che veramente vuoi, non più quello che tu volevi, ok? L'importante è che ti sei accorta da giovane, ti sei salvata. Ah sì, io veramente fare ordini mi ha salvato la vita, per me è stato così. Cioè veramente sembra un tipo, come una pubblicità, no? Fare ordini mi ha salvato la vita, per me sì, è stato così, perché di fatto quello che è successo poteva effettivamente portarmi in situazioni molto più complesse e irrecuperabili. In realtà da sola mi sono rialzata, mi sono rifatta nuove amicizie, mi sono avvicinata alle persone creando una comunicazione diversa e quindi comunicando per l'appunto, imparando a mettermi un po' in gioco e poi ho ripreso peso. Senza che nessuno mi dicesse qualsiasi cosa, cioè ho capito che se volevo vivere la mia vita in quel modo dovevo avere energia e dovevo per forza iniziarmi a volere bene, quindi se volevo correre, se volevo avere tutto il giorno fuori casa, volevo insomma vivere una vita normale ed ero sempre stanca perché non avevo abbastanza energia, mi toccava mangiare un po' di più. E quindi poi quando basta che trovi uno scopo, quando tu trovi uno scopo tutto prende senso, e quindi anche quello che fino al giorno prima dici ma chi se ne frega, mangiare per che cosa, cioè... E invece poi ti viene la fame, la voglia, mangi, pigli e ritorni carica. Quindi è tutta una questione di avere uno scopo. Se tu non c'hai uno scopo, non hai un perché, come non hai un sai il perché dovresti andare a lavorare, potresti dire no al perché, perché dovrei mangiare, oppure il perché dovrei andare in palestra, perché dovrei fare ordine, perché dovrei prendermi cura di me, perché dovrei vestirmi bene, perché dovrei salutare mio marito, perché dovrei accompagnare i miei figli a scuola, perché dovrei avere dei figli, perché dovrei sposarmi, perché dovrei accoppiarmi, perché dovrei avere una casa, perché dovrei... Perché? Tutte queste domande, se tu non c'hai uno scopo, non sai dare una risposta. Nel momento in cui tu sai perché stai vivendo, qual è il tuo scopo da qui a un anno, da qui a qualche mese, così, le tue scelte prendono una forma e convogliano tutte su quello. Quindi tu le sai modellare, capito? Sai modellare tutte le tue scelte, quindi sai il perché. Ed è bello avere un perché nella vita. Per quanto mi riguarda, io appunto 19 anni, non avevo uno scopo, avevo dovuto, me lo ricordo proprio, tutto nero vedevo. E non era molto d'aiuto, non era molto d'aiuto. Poi quando finalmente ho trovato uno scopo, che è appunto quello che faccio oggi, la mia missione, è una missione questa, perché ogni giorno voglio fare quello che faccio, non è una passione, perché la passione è quella che va molto ad emozione, quindi sono felice, lo faccio, faccio quello che mi piace, non sono felice, mi butto nel letto, non faccio nulla. E c'è una missione, quella missione è quella che tu ogni giorno lo fai quella cosa perché per te è vitale, perché per te è importantissimo, perché per te veramente è energia, vitalità, cioè è il motivo che ti sveglia ogni giorno e ti fa andare a letto contenta. Questa è la missione, ok? Non a caso sono sempre qua in diretta e sono sempre contenta. Io non ho trovato i libri di Marie Kondo, ma ho trovato Alba. Esatto, meglio così, perché comunque quel libro, nonostante veramente sia una scoperta, perché è una scoperta per quanto riguarda nel mondo. Poi c'è chi dice che già lo sapeva, ma sì, è come quando tipo chi scopre l'acqua calda, no? E sta tanto facile dirla dopo, però intanto tu sei nessuno, lei è Marie Kondo, quindi c'è qualcosa che non quadra, ok? E di fatto è un libro che sì, è una lettura piacevole. Però non aiuta effettivamente poi nel concreto. Mi sono resa conto che tutte le donne, ma molte leonesse che sono entrate nel percorso, avevano assolutamente letto i libri, ma non ne hanno purtroppo, non sono riuscita a cogliere poi il messaggio. Ma come è successo anche a me, poi quando ci ho dedicato tantissimo tempo a capire, mi sono effettivamente ho iniziato effettivamente un po' a ragionarci su e a vedere cosa mancasse proprio. E poi quando ho conosciuto Marie Kondo, mi sono confrontata con le altre consulenti, ho capito un po' di cose e ad oggi quindi è appurato che serve assolutamente una persona che spieghi i concetti e che faccia da intermediario tra Marie Kondo e gli italiani nel mio caso, oppure se siamo ad esempio le portoghesi, le consulenti portoghesi in Portogallo, francesi, australiani, cinesi e tutto il mondo, perché siamo da tutto il mondo, è bellissimo. Peccato che non fanno questa cosa di tipo fare un meeting di tutte le consulenti del mondo, peccato perché mi piacerebbe tantissimo, sarebbe veramente bello, però forse non è una cosa che boh, c'hanno ancora in mente. Io oggi ho eliminato i libri del mio primo esame passato di università, 20 anni fa. Prima mia patatina e mia madre non si buttano libri. Esatto, invece tu non è che butti i libri, tu invece impari a tenere ciò che ami, che è diverso, è ben diverso.
E quindi è vero che non si buttano i libri, ma il punto è che se loro dicono che non si buttano i libri è perché loro buttano i libri. In realtà è perché li hanno buttati, perché altrimenti non ti verrebbe neanche in mente da dirlo. Io non dico butta i libri, ti dico tieni quello che ami, ben diverso. E poi non li è che li butti, semplicemente li lasci andare dove devono andare. Elisabetta, il fatto che tu sia stata disordinata mi dà una speranza. Voglia, io penso che, a spese si intuisca da come parlo, che sono stata per forza disordinata, perché non potrei altrimenti capire quello che voi pensate, quello che voi come ragionate, quello che vivete, perché anch'io l'ho vissuto, scusate, ma tolgo gli occhiali perché riflette, perché anch'io l'ho vissuto, e poi capisco le onesse perché appunto ci sono passata pure io, e se no sarebbe impossibile veramente, quindi io assolutamente so che tutte le onesse possono farcela, proprio perché ce l'ho fatta io, perché ce l'ho fatta io, perché veramente io penso che vabbè, cioè. Ma mia mamma ormai forse non si. Mia mamma penso se lo ricordi. Però ormai sono passati così tanti anni che la situazione che non abbiamo neanche delle foto, cioè ho delle foto qua e là, ma non perché ho fatto la foto alla casa. Mi dispezzoni di vita, che era un disastro. Però veramente non rende. Proprio il disagio che io provavo in quella cameretta non rende. Pure io mi arrabbio con me stessa, ma mi è difficile dire basta. A chi non mi fa stare davvero bene. Però ho detto basta allo starci male. Grande Cristina. Mi dico che questa persona col suo bene mi può dare solo il 30%. Lo accetto così. Però mi do l'obiettivo di attrarre persone che scelgano me perché con me stanno bene. Brava. E lì capirei pure perché sono una bella persona. Io non mi lascerei. Io non mi lascerei per nessun altro. Bello quello che dici. Esatto. Questo è un esempio sull'aspetto delle relazioni molto importante. Andare a vedere sempre quello che ti possono dare. E se quello che ti danno comunque ti fa piacere, non andiamo sempre a vedere anche quello che manca, cioè noi siamo sempre così, ma quello che mi dai non è abbastanza, perché tu non mi fai questo, perché tu non mi dai quello, perché tu non mi dici questo, bla 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 bla. Il fatto è che noi non scegliamo come sono le persone, noi possiamo tanto scegliere come siamo noi e già facciamo fatica. Però possiamo sicuramente iniziare ad apprezzare quello che le persone ci danno. Se quello che ci danno non lo apprezziamo più, allora vuol dire che non ha neanche più senso nella nostra vita, perché non riusciamo più a vedere nel valore. Ma se invece quello che ci danno ci fa stare ancora bene, anche se è poco quello che ci danno, magari per quello che noi vorremmo, va bene così. Non è che le persone ci devono dare tutto, cioè non è che tutto ce lo deve dare una persona. È come dire, non so, che l'amica del cuore ti deve dare tutto, deve essere la migliore amica di sempre. È una cavolata, cioè anch'io dicevo la mia migliore amica, migliore amica, migliore amica. Io voglio buoni amici al massimo, dei buoni amici, delle buone amiche, mi basta quello. Migliore di cosa? Migliore tra chi? Ma migliore di niente, cioè, ma per favore, ti pare che. Sicuramente c'è una classifica, ma se ci pensi non può esserci una classifica perché tu scegli le persone non che sono tutte uguali come dei robot e tutte uguali e lo dici la migliore, ognuno ti dà qualcosa di diverso, quindi non ci può essere proprio una classifica vera e propria. Però sicuramente tu dici, ma se devo ridere in questo momento chi sceglierei? Se però devo andare a fare un giro fare shopping chi sceglierei? Se devo andare a fare una vacanza chi sceglierei? Allora sì, però è perché tu pensi a una persona in base a quello che conosci, come ti fa stare, tutto qua. Quindi brava Cri. Ognuno ha il suo percorso, yes. Vivere il riordino come un trasloco. Io lo sto vivendo così. Eh sì, è normale, nel senso, quando, ho un sacco di donne che devono fare il trasloco ed è importantissimo. Se devi traslocare, devi fare ordine. Devi fare ordine se devi traslocare, se devi, ad esempio, non so, hai avuto una perdita, è importante fare ordine subito. Poi. Se ad esempio hai un'attività, è importante l'ordine. Poi se hai una famiglia, per i tuoi figli, per l'amore appunto anche familiare, la condivisione, è importantissimo l'ordine. Poi se ad esempio sei in un momento di confusione, di crisi, capire chi sei è fondamentale. L'ordine veramente ti aiuta anche a creare delle buone abitudini. E se poi non sei abituata a metterti al primo posto e non riesci a dire no, non riesci a fare scelte definite. Hai bisogno di fare ordine perché tu devi imparare a definirti e sì, le persone si divideranno in due quando tu ti definisci la tua personalità, ma va bene così. Io non vorrei mai attrarre persone con cui non vado d'accordo perché devo fare la doppia faccia. Io sono quello che sono, punto. Devo accendere la luce perché sennò non si vede più nulla. Magari aspettate.
recuperato. Quindi da soli non si va da nessuna parte. Ciao Luigina, ciao Patrizia. Purtroppo molto spesso non si capisce l'errore. Io continuo a farlo su di me in alcune circostanze. Elisabetta, guarda, è una questione proprio che... vabbè che oltre che a ripeterlo a un certo punto ti accorgi che qualcosa stai sbagliando. Però quando c'è troppa carne al fuoco non ti rendi conto qual è stato l'errore reale. Cioè ti concentri su il resto ma non vedi qual è stato. E quindi pensi che sia stato quello, ma in realtà era quella cosa là. Però essendo tutte magari presenti sempre in questo momento non sai qual è stata. L'idea è quella di proprio fare ordine per andare a analizzare ogni aspetto. Mentre tu fai ordine e vivi la tua vita, per come io insegno il percorso, con Scelgo Me, le donne cosa fanno? Vivono la loro vita nel frattempo. E cosa accade? Che loro iniziano ad analizzare piccoli aspetti, piccoli passi della loro vita, che iniziano a notare. E cosa succede? Che man mano che vai avanti, visto che il percorso dura mesi, inizi proprio a capire qual è quella cosa che non va. Ad un certo punto ci arrivi, e quindi questo finalmente dà anche un nuovo approccio anche al tuo riordino, con la sicurezza in più, più definiti, definisci meglio, capisci cosa non è andato, impari finalmente la lezione, perché questo è un po' riflettere. A me la sta salvando Silvana. Chiara, quando ti capisco. Ciao Papi, è bellissimo quello che fai per noi donne. Sì, per me è proprio... Oh, io non so cosa sia quello che hai scritto, cross booking, Isabella. Io sono proprio felice di quello che faccio, perché proprio per aiutare le donne che hanno una vita frenetica o comunque vogliono effettivamente stare meglio e non sanno da che parte iniziare. Ce le hanno già provate tutte, però le avete già provate tutte, non sapete più cosa fare. L'unica cosa che manca è fare ordine. E anche perché, se ci pensate, quello che è stato sempre presente nella vostra vita, quando andava bene, quando andava male, quando andava bene, quando andava male, era comunque il disordine, un ambiente depotenziante, un ambiente in cui non stavate bene. Ciao Melina. Io devo fare trasloco, non so quando, ma arriverà. Esatto, Alessandra, il fare ordine, visto che tu sei già nel percorso, ti aiuterà a essere pronta a quel momento, come è successo per me. Quando abbiamo saputo che potevamo partire, vi ho fatto vedere, abbiamo fatto anche dirette, preparato i pacchi, via, partite. Adesso provoco. Ma non pensi che non c'è solo bianco e nero, ma tante sfumature? Cosa ne pensi delle sfumature del grigio? Oh, tu intendi sul sì e no, forse? Io sono dell'idea che il grigio, le sfumature così, sì, noi siamo un insieme di sfumature, di colori, ok, però c'è sempre una classifica su quello che ti piace di più, quello che ti piace meno, ed è importante sapere che cosa ti piace di più, cosa ti piace meno, semplicemente. Io sono dell'idea che stare nella metà sei un po' nebuloso, e questo non aiuta né te nel capire cosa fare, ma neanche ad attrarre le persone giuste, perché attrarrai persone confuse e nebulose come te. Quindi se tu hai determinate caratteristiche, attrai quelle persone, e questo ti rende più felice. Devo accendere la luce, scusate. Ok. Ok, quindi è di aiuto l'essere decisi e decisivi, perché questo ti aiuta proprio a essere uno spartiacque. Devi essere un po' uno spartiacque. Cioè, non voglio, cioè, così come io non voglio essere qualcosa di indefinito, non voglio neanche persone a me che siano indefinite, cioè, per farvi capire. Non ci avrei molto in comune. Io sono una persona decisa. Quindi mi piacciono le persone decise. E si può anche sbagliare, basta che si impara e poi si migliora. Però essere sicuri di quello che fai, non aver sempre la paura di sbagliare o cose del genere. Cioè, non porta a nessuna parte. Quindi in realtà, cioè, è una domanda che di fatto Alessandra non ha senso, perché in realtà io sono dell'idea che noi siamo talmente pieni di sfumature che ogni aspetto di te è unico, cioè non può esserci qualcosa di intermezzo, non c'è. Quindi ogni sfumatura, tu sei tutte quelle sfumature,
Il punto è che delle volte dai voce a una sfumatura piuttosto che a un'altra, e quindi tu dici sì in base a quello che stai vivendo, in base a quello che stai scegliendo di seguire da parte di te, cioè la vedo così. Quindi il grigio non mi piace come colore, però io amo i colori in generale, quindi colori vivaci, e dunque siamo una sfumatura infinita di colori in realtà. E delle volte siamo anche un po' grigi, e sono quei momenti grigi che dobbiamo trovare, che dobbiamo trovare un po' di colore nella nostra vita e ridefinire un po' cosa ci piace, cosa ci fa battere il cuore, le belle emozioni, chi siamo, cosa vogliamo fare, cosa vogliamo essere. Elisabetta, il percorso no, dura, lo scegli tu la durata, nel senso che tu scegli quando iniziare, quando terminarlo, e ti insegno a stabilire la data, la tempistica, sulla base delle tue esigenze, con cui puoi anche consultare per stabilire, per dire ma secondo te ci vuoi 2, 3 mesi, 6 mesi, bla bla bla, seconda esigenza. Non impongo dei tempi, massimo comunque sono 6 mesi per fare, vai, tantissimo 6 mesi per fare una cernita, 6 mesi, ma essendo comunque supportata in condivisione, si vola, sì, e non è un dovere, quindi non è una cosa giornaliera, questo ci tengo a specificarlo, cioè non è che tu devi riordinare tutti i giorni, Tu stabilisci quell'ora, boh, quando dici voglio farlo, posso farlo, ti stabilisci con la pianificazione che vi do e scegli quando farlo, e credetemi, il miglior tempo è anche quando è poco, basta che sia tempo di qualità. Quindi una volta che tu hai l'itinerario, sai come procedere, credimi, tu sai proprio quello che farai in quella mezz'ora, non è che dici inizio a caso, dove vado, tu parti, sai cosa dovrai fare e segui esattamente l'itinerario, gli step e tutto, quindi... è facile. Poi se hai una delle domande, dei dubbi, mi scrive o mette il post sul gruppo, tutte le leonesse arrivano, ti dicono come fare, cosa hanno fatto loro, i dubbi, le domande, e lui dice la diretta, quindi ci si vanno un po' a risolvere alcuni dubbi, che è normale, insomma, si va a fare un po' di focus su quelli che sono un po' i punti essenziali del percorso, dove poi fate un po' più di... dove magari delle volte fate gli errori e quindi bisogna sempre ricordare come bisogna procedere e così. Crossbooking, lasciare i libri in regalo in spazi... Ah, wow, bello! Alessandra, sì, è felice? Sì, è felice quando le scelte sono consapevoli e decisive. Yes, brava Cri. Sono almeno 3 anni che provo a far partire progetti, ma alla fine mi blocco e vado a rilento perché sento che prima devo fare ordine in casa. I disordini che ho attorno mi toglie energie per fare cose fuori. Vorrei avere la forza di stoppare tutto, dedicarmi 2 o 3 mesi a rio. Ma no, ma Simone, non è così, vedi, adesso l'ho letto ora. Non è così, cioè, assolutamente, quello che tu senti vuol dire, devi ascoltarti, quindi sì, devi fare ordine. Perché? Perché fare ordine è un progetto a lungo termine, quindi in realtà se riesci a fare ordine poi riesci veramente ad avere la mentalità corretta, l'ambiente potenziante per poter realizzare i tuoi progetti, metterli in piedi e portarli avanti, come è successo per me. Inoltre, non devi pensare che tu per 2-3 mesi riordini, non è così, le leonesse fanno la loro vita, hanno una vita piena, tutti i giorni fanno le loro cose e quando hanno un momento libero hanno la possibilità di dedicarsi quell'ora, fanno e vanno avanti con il percorso a piccoli passi, tanto strutturato, quindi tu sai che se hai fatto quello, il passo dopo sarà quello, quindi appena quel tempo è dedicato, più ci piazzi lo step successivo. Quindi, Simona, non vederla così, cioè non... non pensare che sia un dovere e che sia una cosa quotidiana fissa, perché deve essere un piacere, deve essere un evento, deve essere qualcosa che tu introduci piano piano finché diventa qualcosa del tutto naturale. E quindi ci sono poi le onestie che effettivamente fanno anche tutti i giorni a un certo punto, a piccoli passi vanno avanti, cioè poi uno si appassiona perché vede i risultati e vede che sta arrivando alla fine e vede che è tanto bello, vive un ambiente così e quindi uno prosegue. Quindi Simona, assolutamente, nel tuo caso, proprio per quello che mi dici... fai ordine adesso, non so se tu conosci Scelgo Me, se è la prima volta che sei in diretta, non mi ricordo. Comunque, o cliccate il mini corso, perché alcuni di voi, singhiozzo, alcuni di voi dovrebbero già essere nel mini corso e quindi stanno guardando i video. Se invece ad esempio non avete ancora fatto accesso, accedete al mini corso gratuito che è il punto di partenza proprio, punto di partenza per tutto. E lì scoprite i 4 settori. I 4 settori dove l'ordine e il disordine influiscono maggiormente. Cos'è fare ordine? Perché fare ordine? Poi c'è la presentazione del percorso Scelgo Me. Se avete già fatto accesso, Simona o Elisabetta, avete già fatto accesso e volete accedere a Scelgo Me, visto che avete già fatto accesso, mi potete scrivere su Messenger, qui su Albert Riordino. Ok? Se volete accedere a Scelgo Me, come ha fatto Chiara, ok? Mi iscrivete, ok? E potete accedere al percorso.
Perché? Perché alla fine continuare a rimandare qualcosa che veramente vi farebbe stare così tanto bene, porterebbe così tanti benefici nella vostra vita, ma piccoli, che però sono proprio quelle piccole mancanze che quotidianamente accumulate, poi fanno un buco così, ok? Quindi assolutamente l'ordine è la base. L'ordine è la base per uno stile di vita equilibrato, uno stile di vita sano, produttivo, un ambiente potenziante, rigenerante, dove star bene con te stessa e con gli altri, e poter appunto avere lo spazio per creare i tuoi progetti, soprattutto avere lo spazio anche proprio per portarli avanti, cioè. Il pullover dei video bellissimo, domanda secchissima. I libri che ho eliminato, il mio suocero ha voluto assolutamente tenerli, premesso che avevo già deciso con sequestro, sono alcuni in ricordo. Cosa? Non ho capito. Preferisco che mi scrivi su. Devi spiegarmi meglio la situazione perché non mi è ben chiara. Quindi scrivi un messaggino su WhatsApp. Io voglio più che volare. Ho fatto un programmino che le microscadenze ce la posso fare. Vero, anche a me piace questo pullover di stasera, sembra un quadro, vero, eh? Com'è che si chiama quell'artista che faceva tipo quei quadri? Me l'ha detto un mio amico quando mi ha visto sto maglioncino, non mi viene mai il nome. Vabbè. Alba, io mi concentro fino a settimana poiché non lavoro. Probabilmente durerà un po' il mio percorso, ma mi affascina tantissimo, è diventata una piacevole routine. Mi piace tanto, ti parla una ex super disordinata. Adoro. No, ma vedrai che poi prendi il turbo, Daniela. Cioè, sono contenta. Brava, Daniela, sono proprio felice. Ciao, Assunta. Sono 2 o 3 settimane che ti seguo. Ho già fatto i mini corsi e devo decidermi a entrare nel mondo delle leonesse. Guarda, tanto è una questione che cioè, bisogna proprio viverlo. Una volta che capisci, cioè entri, non puoi più tornare indietro. Non c'è nessuna leonessa che una volta che è entrata dice no, non ne vale la pena. Però sì, è tutto tempo che poi è tempo perso perché prima inizi e prima inizi a vivere la vita che vuoi tu. Cioè, il disordine è un ostacolo che purtroppo non passa. Finché non lo debelli, dall'inizio alla fine, deve essere un percorso completo. Non riesci a superarlo, questa è la verità. Però è d'aiuto poi. È d'aiuto poi, diventa produttivo dopo, quando sei ordinata, perché il disordine fa parte di noi, quindi ogni tanto viene fuori, no? Quando viene fuori, però, tu lo riconosci perché su un ambiente ordinato, il disordine si nota. E quindi tu capisci che c'è qualcosa che non è andato, c'è qualcosa che ti ha messo un po' in confusione, inizia a fare ordine, capisci quando è stato tutto e riesci anche a capire qual è stato quell'evento che ti ha un po' destabilizzato. Ovviamente l'ordine perenne non esiste, noi continuiamo ovviamente a cambiare, dobbiamo mantenere questo ordine e questo ambiente, no? Sempre in sintonia con chi siamo oggi. Ok? Alessandra, come dice Alba, anch'io devo lavorare e non riesco tutti i giorni a fare ordine, ma appena un po' di tempo procedo e così ho fatto già 2 categorie in 1 mese. È tantissimo, veramente, perché credetemi, siete veramente brave. Siete veramente brave perché comunque in 1 mese è tanto quello che fate, eh. Voi pensate che non sia nulla, ma voi pensate a pensare che tantissimi anni non avete fatto quello che state facendo adesso in 1 mese. Sono già degli ottimi risultati di cui essere fiere e per questo soltanto andare avanti, avanti, avanti. Ciao Letizia! Mondrian! Brava Cri! Mondrian, sì. Medaglia, brava Cri. Ma quanti ne avete detti? Grandiose! Sì, grandi, esatto, Mondrian, pazzesche. Vi adoro. Adoro quando su WhatsApp, Melina. Adoro quando tipo dico non mi ricordo e voi pum, mi dite tutte le risposte, vi adoro, bellissimo. Mondrian, sì. E sì, Melina, su WhatsApp va bene. Ok, allora, non so se avete qualche domanda, comunque potete scrivermi su Messenger, ok? Se avete qualche domanda e avete qualche informazione. Poi potete accedere al mini corso gratuito che trovate in descrizione se non avete ancora fatto accesso. Poi
poi potete andare su Instagram per seguirmi lì e vedere le storie in evidenza di Scelgo Me, quindi tutto quello che ho condiviso anche su Instagram con gli screenshot di quello che accade sul gruppo segreto e privato Scelgo Me. Su YouTube trovate sempre Alber Riordino, mi trovate dappertutto Alber Riordino. Su YouTube trovate le dirette che ho pubblicato su Facebook dalla prima, ok, che ho fatto, quindi le sto pubblicando una alla volta, adesso siamo, non so, alla 20ª, ok, che sono le prime 20 di qua su Facebook, e andate a vederle così potete vederle per ordine, e sono anche intitolate a seconda appunto dell'argomento. Ti seguo da un po' in diretta? Non ho visto il mini corso, non riesco a cliccare, ma lo farò subito, sono molto motivata. E tu ti aiuti tantissimo, posso chiederti come mai sei in Portogallo? Bellissimo! Sì, perché in realtà era da tempo che desideravo molto andare in un altro paese, ok? E allora, Spagna mi piaceva, ci ho fatto anche un po' di vacanze, ci ho anche lavorato in Spagna. Poi c'era, beh, Francia, però dopo un po' non... La Francia, il francese, non lo so. Poi è successo che praticamente ho iniziato a conoscere un po' di persone che ci parlavano molto bene di Lisbona. Noi siamo venuti appunto poi a vederla e ci è piaciuta, ci siamo proprio innamorati. E poi abbiamo detto basta, veniamo qua. Tanto alla fine è un'esperienza e sentivamo che era il momento anche un po' di condividere questa esperienza insieme. Ovviamente parlo di io e mio fratello. E quindi sì, la stiamo scoprendo, è davvero bella e io la consiglio, se tipo non sapete dove andare così, Lisboa è da vedere, davvero. Quindi Elisabetta, sì, se riesci ad accedere con il link che trovi in descrizione qui nella live, molto bene. Se hai dei problemi mi scrivi, ti mando il link, così almeno, che capita che alcune non riuscite ad accedere, ve lo mando, non ci sono problemi. E questo è appunto, attivate le notifiche per le prossime dirette, domani c'è l'ultima della settimana, e poi lunedì c'è la diretta con le leonesse e vi farò vedere appunto il bagno, leonesse l'ho organizzato, quindi ve lo faccio vedere finalmente che avete visto, perché le leonesse il lunedì scorso hanno visto il mio bagno, che però era con tutti i prodotti arrivati dall'Italia, ma non c'era, non avevo niente, nessun organizzatore, nulla, e adesso li ho messo a posto. Secondo me le leonesse secondo me diranno, ma sono diminuite le cose, sono sicura, quando ve lo faccio vedere non ci crederete neanche, e penso che farò, che andrò sulla diretta vecchia, prendo la... screenshotto il momento in cui ho fatto vedere il mio lavabo in bagno, tutto, ve la posto lunedì e poi parte la diretta con me diventate il bagno di Alba. Lo faccio vedere, ok? Quindi stasera abbiamo detto tutto, ok? Domani ci vediamo qui in diretta, vi saluto, vi auguro una buonanotte, un buon riordino, e se avete qualche domanda potete scrivere senza problemi, e buon riordino, ci vediamo domani con l'ultima live della settimana. Mi raccomando, diventate leonesse, vi aspetto nel percorso Scelgo Me. Ciao a tutte, buon riordino, buonanotte, a domani, ciao!